Allora, niente, questa riunione viene dopo sostanzialmente l'esperienza della convergenza con la Società della Cura, che peraltro prosegue in particolare dopo l'iniziativa del 21 novembre, che mi sembra che tutto sommato sia andata ottimamente, anche dal punto di vista dello spazio dedicato ai temi della salute, tant'è che per chi ha partecipato, ho fatto io da introduttore della giornata stessa appunto sui nostri temi a nome del coordinamento nazionale. In questo momento è in fase di completamento, diciamo così, il testo e poi le attività previste per l'appuntamento stabilito sempre dalla Società della Cura per il 22 dicembre. In particolare tramite questo appello che è quasi completato, che vabbè, dal punto di vista dei contenuti è estremamente sintetico anche per gli aspetti relativi alla salute, perché più che altro ha l'obiettivo di evidenziare quali sono gli aspetti economici, dove trovare esattamente i soldi per poter implementare le iniziative che sono ivi previsti: sanità, scuola, trasporti pubblici, reti per le infrastrutture sociali, interventi di carattere economico di sostegno al reddito, in sostanza. E quindi è più concentrato su questo aspetto, chiamiamolo tra virgolette, economico, che piuttosto che entrare nel dettaglio dei contenuti, perché questi sono già stati in qualche modo espressi al 21 novembre, con il corollario di tutti i documenti, tra cui quello nostro, del manifesto, e quindi si fa un passettino avanti che dovrebbe essere principalmente quello delle iniziative immediate, e ovviamente anche della borsa per poter sostenere, e quindi è un passaggio ulteriore, sicuramente quello finale. Per i milanesi e lombardi, in sintonia, il 22-12 ci sarà un presidio sotto la regione, sempre in via Galvani, dalle 10:30 al mezzogiorno, alle 13, per portare il dono, cioè il testo che verrà finito tra pochi giorni, prima del 22 di sicuro, che la Società della Cura offre, diciamo così, in particolare ai rappresentanti nelle istituzioni, consiglieri in particolare, comunali, provinciali, regionali, a seconda delle possibilità concrete. Nel nostro caso, milanese, siamo concentrati sui consiglieri regionali, anche perché si troveranno di fronte a breve a dover valutare e pensare cosa farsene, in particolare della legge 23 del 2015, che correttamente sotto accusa, poi ci ritorno velocemente. Il presidio quindi ci sarà, fatto salvo, ma non credo che ci saranno delle nuove novità particolari per quanto concerne la mobilità rispetto alla situazione attuale. L'autorizzazione l'ho già chiesta in questura, per cui ad oggi non ho ricevuto problemi. Sarà tendenzialmente creativo, nel senso che i doni verranno portati dai re Mogi, in particolare sono questi di priorità della scuola, o comunque legati, diciamo così, alle istanze che vengono dalla scuola milanese e lombarda, che cercheranno un po' di rendere creativo l'evento. Quindi, per chi è interessato, 22, che è martedì mattina, più o meno dalle 10:30, per 2 ore circa. Connesso a questo aspetto, ovviamente sta venendo avanti sempre in Regione Lombardia, ma lo dico non tanto come lombarda, ma perché poi ovviamente facciamo sempre da apripista nel bene e nel male. Si sta intrecciando diverse situazioni, che sono: uno, la presentazione di proposte di legge da parte di alcuni partiti anche di opposizione. Nel frattempo sta lavorando una o più commissioni
per, tra virgolette, riformulare la legge regionale, la cosiddetta riforma Maroni, che è quella che ha dato l'ultima botta alla privatizzazione dell'ospedalocentrismo in regione Lombardia, cosa su cui noi, quando abbiamo fatto l'iniziativa del 7 di novembre a Milano, siamo particolarmente critici in quanto riteniamo che quella legge va azzerata per poter riprendere un cammino a riformulare il servizio regionale nel suo insieme, non semplicemente cambiare quattro cose all'interno di quella norma. Contestualmente, ieri mi sembra che è uscito il documento dell'Agenas, che è fatto proprio dal ministro Speranza, che ha mandato una letterina a Fontana dicendo eventualmente di darsi una mossa che praticamente bocciava, detto in termini terra-terra, la sperimentazione quinquennale di questa legge e quindi gli dava un tempo per riformulare in maniera importante. Anche, beh, dobbiamo leggere ancora il testo, bene, e poi vedremo se le proposte o comunque i punti critici lì evidenziati sono condivisibili o meno. Comunque, il 22 sarà un momento per riformulare, porre l'attenzione in particolare dei gruppi politici, la necessità di andare in maniera radicale come dire, a intervenire sul servizio regionale. Nel frattempo poi ci sono stati anche altri documenti e iniziative, almeno io, beh, due documenti che ultimamente sono arrivati, poi magari metto in chat. Sono quelli della CGIL, o meglio, il sindacato è un'altra cosa, quindi la parte minoritaria della CGIL che ha redatto una piattaforma rivendicativa in cui alcune cose sono sostanzialmente analoghe a quelle che noi abbiamo presentato. Mi sembra che non tocca il discorso del welfare aziendale, vabbè, comunque qualcosina hanno fatto proprio e sicuramente si può continuare a confrontarci, a farli entrare nella nostra discussione, nella nostra iniziativa. L'altro è quella proposta di richiesta di audizione alla Commissione Senato del coordinamento nazionale vittime dell'RSA, su cui magari sarebbe anche interessante cercare un rapporto diretto, diciamo così, non al di là degli scambi e delle finora avuti. Un'altra iniziativa che sta andando avanti è quella del diritto alla cura, che abbiamo messo anche sul nostro sito, che a livello europeo, che in sostanza chiede che la messa a disposizione dei vaccini anti-Covid non sia un ulteriore elemento di diseguaglianza da un lato, dall'altro di banale continuativo profitto da parte delle ditte farmaceutiche. Sì, Giorgio, dopo ti facciamo intervenire, non preoccuparti. Nel contempo stavo prima accennando, Non parlando con. ho nessuna pretesa, era perché hai citato il welfare Sì, poi aziendale. dopo tutto quello di cui stiamo parlando, poi ci potete tornare, ovviamente poi con l'obiettivo poi di darci anche, diciamo così, dei punti poi via via di continuo percorso. Adesso faccio solo un aggiornamento dei temi di quanto sta venendo avanti, anche nonostante o grazie in parte anche a noi. Dicevo, c'è questa iniziativa che trovate sul nostro sito sul diritto alla cura, quindi sulla messa a disposizione dei vaccini in maniera, tra virgolette, egualitaria, ma nel contempo a breve uscirà una posizione della rete di sostenibilità di salute, qui fa parte anche di Vicina Democratica, in cui c'è come dire, riassunto, una valutazione critica della situazione concreta dei vaccini disponibili, della loro efficacia, per quanto ovviamente se ne sa, delle procedure stesse di verifica dell'efficacia e poi delle modalità anche di messa a disposizione, alla popolazione. Per cui ci sarà ovviamente anche dentro la questione obbligatorietà o meno
per chi non se rende disponibile a vaccinare, se ci sono o meno delle conseguenze, perlomeno in termini di mobilità, come è stato in qualche modo ventilato da alcuni esponenti governativi. Altro aspetto importante è che ovviamente sta incominciando a venire alla luce, a essere urgente, nel senso che le decisioni dovranno essere prese, quelle relative appunto al finanziamento di una nuova, nuovo servizio nazionale, di una nuova impostazione, o semplicemente di un aggiornamento, di una magari aggiornamento in termini tecnologici, punto domanda. Uno è il Piano Nazionale di Ripartenza e Resilienza, che è stato presentato poco fa, che in sostanza complessivamente dovrebbe dare obiettivi al Recovery Fund, che è quasi 200 miliardi, di cui solo 9 miliardi sono previste in quel documento, e quindi la sanità non è, perlomeno sotto quel profilo. E dice: sentiamo malissimo, voi mi sentite bene? O sono magari sono io che ho un po' abbassato la voce? Non sentite Marco, bene? si sente Io bene, si sento sente bene. benissimo. Io sento bene, anch'io. Scusate, no, ho visto nella chat che... No, io sento male perché vai avanti e indietro bravo. e quindi il Ecco, cerco di senatore stare diceva avanti fermo. e indietro. Devi stare fermo. E sono su una sedia a stocche, sono quelle che ci dormono lì, non Vabbè, è... ma così è più vivo, più vivace. La voce. Allora, stavo dicendo, il Piano Nazionale di Ripartenza e Resilienza ha individuato uno stanziamento di soli 9 miliardi per la sanità. Al di là dell'entità, ovviamente è interessante andare poi a vedere, non lo faccio adesso ovviamente, quali sono gli obiettivi che sono indicati. E qui spuntano fuori anche delle denominazioni un po' strane, che non si capisce bene che cosa il governo, il ministero in particolare, intenda quando parla di casa della comunità e anche casa della salute, come se fossero due cose diverse. Mi sembra che però l'intendimento principale sembra essere, al di là poi di alcuni passaggi di principio, anche sicuramente sostanzialmente anche condivisibili, sia più che altro quello di implementare la parte, chiamiamola così, tecnico-scientifica. Quindi si punta molto alla telemedicina e all'ammodernamento tecnologico digitale del sistema sanitario, e quindi più su questi aspetti che sulla parte più, chiamiamola così, umana e di servizio vero e proprio, di organizzazione dei servizi. Ovviamente poi questo fatto che vengono stanziati solo 9 miliardi fa ovviamente dedurre che il pezzo grosso il governo lo vuole giocare con il MES, cioè con l'altra forma di finanziamento, su cui ovviamente ci sono molti dubbi, contrarietà, soprattutto sui meccanismi in particolare di restituzione connessi, ma che in questo caso è proprio, essendo peraltro dedicato come nascita agli aspetti sanitari, sembra che appunto il governo vuole puntare tutto o quasi tutto sul MES per quanto concerne la sanità, e quindi non andare a trovare un finanziamento che sia in qualche modo, chiamiamolo così, nazionale interno. Per cui anche su questo ovviamente questi sono aspetti che andranno a breve nella discussione politica nazionale, quindi in qualche modo necessiterà confrontarci con questi. Finisco con due cose. Dette questi molto velocemente, questa cornice tra quello che è successo a meno del 21-11, quello che stiamo facendo e quello che verrà al pettine in tempi relativamente brevi, ovviamente alla serata di oggi è, oltre a una discussione su questi aspetti, definire anche le attività e un programma minimo, diciamo così, di attività che ci possiamo dare o ci dovremmo dare. Su questo c'è sicuramente un obiettivo
importante, che deve diventare importante a nostro avviso, o ancora più importante rispetto agli anni scorsi, che è quella del 7 aprile. Il 7 aprile è la giornata della, contro la commercializzazione della salute. Come Medicina Democratica e molte altre associazioni la seguiamo da diversi anni con altre nell'ambito di una rete europea. Quest'anno, tra l'altro, nonostante la situazione di blocco totale della mobilità, siamo riusciti probabilmente anche a coinvolgere molte più persone, tra virgolette, del solito, ancorché online. Adesso non sappiamo se 7 aprile saremo liberi e giocondi oppure se dovremo ancora in qualche modo arrangiarci con online, però sicuramente il 7 aprile del 2021 avrà una valenza ancora più importante rispetto agli anni precedenti, perché sarà un momento in cui si dovrà discutere o si incomincerà a vedere quali sono le prospettive post-Covid, e quindi sarà importante dare il nostro segno. Per cui sicuramente un momento, diciamo, su cui lavorare sia in termini di contenuti, sia in termini di iniziative. È il 7 aprile, che sembra lontano, ma poi se ci pensate bene, se vogliamo fare comunque qualcosa che abbia un peso anche a livello nazionale, bisogna incominciare a ragionarci sopra. E su questo, tra l'altro, io vi proporrei, per tentare perlomeno, al di là del numero delle presenze, ma almeno per dare una continuità ai nostri incontri, che potremmo anche definire una cadenza. Magari la settimana no, perché è troppo pesante, e anche tutti noi siamo impegnati in 50.000 webinar, riunioni, eccetera, eccetera, ma penso che una riunione quindicinale, cadenzata, cioè che cade sempre in un determinato giorno della settimana, quindi ogni due settimane, e quindi sappiamo già che quel giorno, a quell'ora ci sarà quell'incontro nostro, ci permetterà appunto di facilitarci anche la comunicazione e gli appuntamenti. Quindi è una cosa che magari, se siamo d'accordo, cerchiamo di quagliarla oggi, definendo magari quale sarà il prossimo, e a quel punto lì, da quel momento, ogni 15 giorni, fatto salvo particolari cadenze o festività strane, tendiamo a mantenerla. Finisco con queste cose. Noi avevamo impostato tutta una serie di lavoro sui gruppi. Ovviamente i gruppi di lavoro, in particolare quelli sulla medicina territoriale, l'RSA e sul progetto di legge sulla sanità, devono riprendere, perché davvero, perché siccome riprende, diciamo così, l'attività in qualche modo di carattere di discussione politica legata al momento ai finanziamenti, ma dietro ovviamente poi c'è un ragionamento, un modello di sanità che hanno in mente chi poi dovrà gestire questi soldi, per cui sicuramente devono riprendere. Magari quello sul progetto di legge, più che sul progetto di legge in sé per sé, per seguire l'andamento della discussione, delle proposte sul recovery fund piuttosto che MES. Dentro ovviamente c'è anche in particolare l'aspetto della medicina territoriale, dell'RSA, della Casa della Salute, che comunque almeno nei titoli in qualche modo sta spuntando fuori anche nei documenti di carattere nazionale, per cui è importante che venga affinata la nostra proposta per evitare che poi dietro dei nomi non si celino delle cose ben diverse da quelle che abbiamo in testa noi. Per cui sicuramente almeno questi due gruppi devono continuare e monitorare l'andamento della discussione, delle iniziative del governo a livello nazionale. Dopodiché nel contorno possiamo fare molte cose. Forse una cosa, e la butto lì, come lo dico come gruppo di lavoro sulla sicurezza, anche se poi molte cose sono state fatte in maniera più o meno anche, non dico estemporanee, quanto diciamo così andando dietro delle richieste in particolare locali, magari potrebbe essere utile fare un aggiornamento aperto a tutti
per quanto concerne la sicurezza sul lavoro all'epoca Covid, cioè sull'applicazione corretta, ragionata dei protocolli e su quello, sul modo che i lavoratori possono avere per autodifendersi in maniera corretta e non subire anche magari delle vessazioni, in qualche modo anche il nome dei protocolli stessi, per cui si potrebbe organizzare un webinar che poi viene registrato e poi messo a disposizione di chiunque se lo vuole vedere. Questo, siccome ho già fatto una serie di corsi in altre situazioni, ho già le slide eccetera, ovviamente questa è una cosa che posso fare agevolmente io, ma se c'è qualcun altro tanto meglio. Va bene, io lascio a Muscolina, che sicuramente avrà qualcosa da aggiungere che io mi sono dimenticato, e poi ovviamente sono già indicati alcuni che vogliono intervenire, penso che Antonio li vede, quindi darà via la parola a tutti. Cerchiamo di stare appunto nei 5 minuti, un po' ceduto, mi fermo e vi lascio la parola, poi vediamo chi tira le fila in fondo. Grazie. Sì, grazie. Allora, io credo che hai fatto già un quadro generale. Io aggiungerei soltanto due altre date che avevo già inserito nella convocazione, che credo sia bene comunque puntarci, perché senza dubbio dovranno essere approfondite e saranno importanti per quanto riguarda il 2021, che sono appunto la data del 21 maggio, quando ci sarà il Global Health Forum nell'ambito del G20, per cui sappiamo benissimo dove potrà andare a parare il G20. Io credo che rispetto a quei temi il nostro gruppo dovrebbe chiaramente dire la propria. E poi le giornate che a questo punto si spera un attimino più leggere, nel senso che spero che questa cappa insomma diminuisca un po' di più in quel periodo lì, che è il 5 e 6 settembre, sempre a Roma, le due riunioni saranno sempre a Roma, per l'incontro di tutti i ministri della salute, sempre del G20. Per cui anche lì chiaramente la questione della commercializzazione della salute credo che sia assolutamente importante, ed è per quello che il 7 aprile quest'anno dovrebbe diventare davvero ancora più importante per noi, per approfondire in maniera chiara questi argomenti, per riportarli magari all'interno di quelle due giornate. Per cui io ecco questo appunto queste due giornate le terrei ben evidenziate nel calendario del 2021. Se poi si riuscisse a fare qualcosa in presenza, insomma, sarebbe addirittura positivo. È chiaro che bisogna capire com'è che andrà avanti qui la situazione. Per quanto riguarda il 7 aprile, quest'anno ci si incentrerà sulla questione delle RSA, tanto per capirci, per cui sulla questione Covid e RSA, però è ovvio che poi ogni realtà nazionale potrà chiaramente aggiungere magari alcuni aspetti più precisi all'interno del suo ambito. Niente, questo era quello che volevo aggiungere. A questo punto, incomincio a far intervenire chi già si era prenotato. Per cui il primo era Josy riguardo il welfare. Prego. Allora, grazie innanzitutto per la considerazione. Ovviamente rammento per tutti, che parlo a titolo dell'area di minoranza
in CGIL nello SPI. Il documento Marco l'ha girato nuovamente, eccetera. Ha toccato un nervo scoperto e non per caso ho detto benissimo, anzi sono ben contento, ma non per meglio, come dire, raccontarvi la nostra esperienza di militanza critica, quanto per dire piuttosto che questo è un tema assolutamente presente nel nostro dibattito. Non è presente in quel documento perché era tagliato su un aspetto particolare, senza la pretesa di essere onnicomprensivo. Per noi un tema anche di confronto con la maggioranza, anche nel percorso congressuale di 2 anni fa, è stato questo. È stato proprio il tema. Semplifico, così capite, poi su questo chiudo, magari riservandomi di scrivere delle cose, no? In modo che possiate meglio immaginare e comprendere quello che diciamo. Il tema è stato questo. Come si può formalmente dire noi vogliamo una sanità pubblica quando contemporaneamente all'interno delle piattaforme sindacali contrattuali di categoria si non solo giustifica ma si amplifica o comunque si gratifica la previdenza integrativa e il welfare aziendale? Noi ovviamente siamo contrari a questo e riteniamo che questo sia un nodo che la CGIL purtroppo non ha voluto risolvere o affrontare in modo adeguato, questo come altri nodi in realtà. Mi fermo qui su questo piano e rinvio a una comunicazione più adeguata. Marco, peraltro, è anche il compagno prima di me che è intervenuto, hanno sottolineato alcuni aspetti, secondo me, sostanziali. Noi abbiamo fatto semplicemente, dico questo, una proposta rivendicativa minima, senza neppure la pretesa di dire questo è il nostro progetto. Ma semmai col presupposto, avendo aderito al manifesto di Medicina Democratica, di interloquire in modo diverso. E in questo senso ci siamo mossi, ahimè, scarsamente ascoltati, non per caso, dalle direzioni sindacali affinché ci fosse una maggiore interlocuzione con le realtà che all'interno di questo tema stanno attivando forme di auto-organizzazione di settori considerevoli della popolazione, che sono anche e soprattutto per il sindacato interlocutori. Più facilmente l'apparato sindacale ragiona con le proprie nature, prassi, e fatemela dire così, anche se detto da uno che è un attivista sindacale può sembrare strano, ma da una logica interna proprio all'apparato, che spesso funziona in modo completamente avulso dalla realtà che viviamo. Noi pensiamo invece che sia utilissima l'interlocuzione con i vari soggetti che propongono delle prospettive di cambiamento. Poi su questo ci confrontiamo nel merito e su questo abbiamo detto alcune cose anche rispetto ad aspetti che ci sembrano critici, che erano contenuti nel vostro manifesto in allora, e che si rappresentano su un piano generale oggi, avendo in qualche modo condiviso l'esperienza, diciamo così, di partecipazione
al progetto di Società per la Cura. Ma la nostra preoccupazione, lo dicevo giusto oggi in risposta a Bersani, e qualcuno di voi forse era presente, è quella di evitare di fare un minestrone alla genovese, che altra cosa, peraltro molto buono, ma non è questo il tema. Mi fermo qui per non levare spazio. Sono assolutamente disponibile a chiarimenti o nel merito o nel metodo, con estremo piacere. Grazie. Grazie. Adesso Paolo Fierro per appunto per la situazione sia del 22 che anche degli ospedali, prego. Grazie. Dunque, ci tenevo, diciamo, a intervenire perché uno dei nodi che secondo me, ma secondo diverse persone, insomma, non sono state affrontate nel dibattito generale, è stato quello della questione ospedaliera. In qualche modo che è un elemento che fu, diciamo, sottolineato come, diciamo, dato critico da Ivan Cavicchi diversi anni fa, quando si faceva una riflessione sulla 833, no? I motivi per cui tante, diciamo, spinte innovative si sono poi arenate, hanno dato spazio ai processi di aziendalizzazione. In effetti, noi siamo partiti a Napoli, insomma, da un problema concreto che è stato quello della distruzione praticamente dei piccoli ospedali rionali che, diciamo, in qualche distribuivano un certo tipo di assistenza nei quartieri popolari in particolare, e la creazione parallela di grosse aziende ospedaliere delocalizzate per lo più o nella collina oppure in periferia. Questo ha creato dei problemi sicuramente. Però noi, diciamo, noi come proposta nella discussione, diciamo, di tutti i comitati che poi si sono creati attorno a questa questione, ci siamo pure posti il problema di non poter fare una battaglia di retroguardia. Non potevamo richiedere, no, il ritorno al passato di questi ospedali che avevano sicuramente delle limitazioni di tipo strutturale, perché pure architettonico, ma specialmente avevano dei limiti proprio nella loro funzione. Cioè, e questo connesso poi alla critica che è venuta avanti in questi giorni dell'assenza della medicina territoriale e, diciamo, della medicina di prossimità. Allora, il discorso è questo qui, è che in realtà attorno alle aziende ospedaliere si è concentrata l'idea della strutturazione aziendalistica della sanità, e in qualche modo lo schema, diciamo, per cui il territorio aveva solo la funzione di procurare i clienti a queste aziende, che siano le aziende pubbliche che quelle private. Lo dico, diciamo, schematizzando al massimo il problema. Però queste sono state un po' le linee strategiche, a quanto pare in tutta Italia, perché poi, diciamo, con diversi accenti la cosa si è verificata magari in maniera più radicale in Lombardia, ma anche da noi è successo questo. Tra altre cose, proprio ieri abbiamo fatto una discussione con Agnoletto, un altro gruppo di compagni napoletani, proprio sui paralleli tra la riforma lombarda, il modello lombardo e quello campano, che poi non sono molto distanti tra di loro. Allora, la discussione che abbiamo fatto noi, e l'abbiamo posta pure, diciamo, su dei documenti da proporre alla politica, l'abbiamo fatto non solo come medicina democratica, ma come consulta popolare della città di Napoli per la salute e la sanità, è stata quella di superare, no,
il tipo di frammentazione che è scritta, diciamo, in tutte le normative che adesso regolano la nostra sanità, tra la gestione del territorio e quella dell'ospedale. Cioè, vale a dire, rompere questa segmentazione per cui il paziente, l'ammalato, il cittadino, viene, diciamo, passato da una concamerazione all'altra senza un discorso unitario, no? Cioè, il dramma è questo, è che addirittura queste concamerazioni sono divise e talvolta ostili tra di loro. Abbiamo assistito proprio in questi giorni a una zuffa proprio tra i medici di base, il 118, i distretti e gli ospedalieri si accusavano a vicenda di non fare il loro dovere. Questo era il motivo per cui poi, per esempio, gli ospedali scoppiavano. Vabbè, ma il problema concreto è questo, che e questo, diciamo, l'abbiamo vissuto, parlo come ospedaliero, no? Come medico ospedaliero, proprio nel modo giornaliero di fare il mestiere, no? del medico, e penso ed è una critica che ci è venuta tante volte proprio dagli ammalati. Cioè il fatto che praticamente l'ammalato entra come un pezzo di fabbrica in ospedale, viene trattato e poi viene espulso e non si sa che fine fa oltre le mura degli ospedali. Si dovrebbe invece creare un meccanismo per cui la presa in carico inizia, voglio dire, sin dal territorio, dalla prevenzione, e in un discorso unico, una cartella clinica unitaria, viene, diciamo, gestito in tutte le fasi, per cui la fase ospedaliera è un pezzo di una gestione unica, non è una cosa separata. Questo vuol dire anche, evidentemente, sgretolare quei meccanismi di potere che si creano necessariamente in una struttura separata come quella dell'ospedale. E qui ci siamo ricordati che all'inizio della riforma Basaglia, in effetti, uno dei meccanismi organizzativi per cui veramente innovativi questa legge, diciamo, dava un forte segno di novità, era quello che il medico ospedaliero, si trattava, diciamo, nella fase in cui si stavano in qualche modo chiudendo i manicomi, però comunque pure gli SPDC non esisteva, cioè i centri per la diagnosi e cura dei casi acuti, non esisteva che il medico che trattava l'ammalato in fase acuta non lo seguisse anche sul territorio, o non lo, diciamo, seguisse prima che arrivasse, per evitare appunto che arrivasse alla fase acuta. E questo modello in qualche modo noi dovremmo riproporre, no? Questo vuol dire in qualche modo, come dire, sgretolare la struttura unica dell'ospedale, no? E creare un altro tipo di modello che è relativo evidentemente a percorsi sanitari unitari, omogenei e specialmente mirati al progetto di salute e non al progetto appunto di gestire DRG passo passo a seconda della struttura sanitaria che assume il paziente. Questa cosa qui mi rendo conto che non è, diciamo, facile da un punto di vista organizzativo, perché poi impone sicuramente lo smantellamento della costruzione piramidale che è stata impiantata sulla gestione della sanità, sia nell'ASL che nelle aziende ospedaliere. Quindi si dovrebbe fare un discorso connesso poi anche alla partecipazione. Una gestione di questo tipo impone necessariamente delle forme di dialettica, di partecipazione. Il cuore di questa partecipazione dovrebbe essere le case della salute. E però sicuramente non è possibile
immaginare che tutto questo, diciamo, questo tipo di nuova gestione possa essere concentrata nelle mani di un uomo solo, cioè del manager o del direttore dell'azienda ospedaliera. Quindi è un problema sicuramente di una nuova politica sanitaria che andrebbe impostata però a partire da un forte movimento, diciamo, che coinvolga gli ammalati e i lavoratori della sanità. E io credo che ci sia una forte sensibilità anche tra gli operatori sanitari per questi tipi di discorsi. Guardate, a me mi è capitato molto spesso che l'ammalato, diciamo, dimesso ti chiedeva di essere seguito pure fuori. Chiaramente questo può essere pure, diciamo, un campo che offre l'occasione di forti fenomeni speculativi, no? Cioè la visita privata, eccetera, eccetera. Però noi facciamo una sperimentazione, per esempio, da volontario, perché volevamo mostrare una forma diversa di assistenza, nella speranza che l'ASL si innamorasse di questa cosa e che ci desse, voglio dire, il placet. E organizziamo l'assistenza domiciliare dei malati oncologici in fase preterminale e terminale. E in effetti questa cosa qui funzionava bene e riuscivamo veramente a coinvolgere non solo le famiglie, ma anche, diciamo, in qualche modo il quartiere. Chiaramente, diciamo, una cosa che fu uno spot, un'esperienza molto difficile, però che diciamo, lasciò il segno. Tanto è vero, i familiari si ricordano ancora di questa cosa. Questo per dire che, insomma, se si andasse oltre queste forme volontaristiche che pure ci sono state e ci sono, e si strutturasse invece proprio come obbligo impianto del lavoro dell'ospedaliere, ma voglio dire del medico dipendente del sistema sanitario nazionale, un percorso, un'impostazione di questo tipo, la cosa sarebbe diversa, così come tutto questo discorso implicherebbe, ad esempio, che non è più possibile che nel sistema sanitario nazionale ci siano dei settori convenzionati, voglio dire, pure la medicina di base. Logicamente, che discorso gli puoi fare rispetto a queste cose, se loro si considerano ancora liberi professionisti, no? In qualche modo al rapporto, diciamo, di convenzione con il sistema sanitario nazionale, non sono dei dipendenti, quindi li devi coinvolgere con meccanismi corporativi rispetto ai progetti di salute, e sostanzialmente poi si tratta, diciamo, di un foraggiamento di tipo economico. E queste cose qua, cioè, ce le dovremmo dire, no? Perché sono le cose non dette che a volte poi ti creano degli errori che ci portiamo addosso e ci creano delle sorprese, perché sicuramente dall'833, 40 anni fa, nessuno si aspettava che sarebbero nate queste forme di aziendalizzazione estreme, di privatizzazione, di appropriazione indebita del sistema sanitario nazionale da parte di gruppi privati, sia nel pubblico che nel privato, perché la cosa in parallelo è andata avanti così. Poi relativamente, diciamo, alle scadenze che dicevate, io credo che il 22 sarà difficile poter organizzare qualcosa, diciamo, come presenza in piazza per motivi, questa storia della zona rossa diffusa, insomma, ci sta creando parecchi problemi. Ok, vabbè, poi casomai intervengo di nuovo. Avrei altre cose da dire, ma non voglio dilungarmi. Okay. Va bene, grazie Paolo. Adesso Paola Sabatini, prego. Mi sentite?
Prego, prego. Mi sentite? Mi sentite? Sì. Sì, sì. Allora, no. Allora, intanto volevo ritornare su quelle cose insomma, che parlava un po' all'inizio, che aveva accennato Marco, no? Allora, intanto volevo aggiornare che anche noi come CUB Sanità Nazionale con la segreteria abbiamo elaborato un documento abbastanza anche sostanzioso, di 8 pagine, un po' troppo forse, con una piattaforma programmatica che racchiude un pochino tutte le vertenze che si sono portate avanti in questo periodo, insomma, sia nella sanità pubblica che nell'RSA. E però, ecco, ora noi abbiamo pensato, ancora non l'abbiamo mandato perché si sta costruendo un percorso, perché si vorrebbe cercare di coinvolgere i delegati più attivi e il coordinamento, diciamo, nazionale su questa piattaforma che chiaramente ripiglia quei punti che si diceva prima, cioè il Recovery Fund, cioè alla fine pensa più appunto all'ammodernamento tecnologico e telemedicina, ma sostanzialmente la sanità si fa con le risorse umane e con il lavoro delle persone. Quindi è una piattaforma che punta sul lavoro di chi lavora nel pubblico, di chi lavora nell'RSA, della qualità del lavoro, della qualità dell'assistenza. Quindi il percorso è un pochino questo. Il 29 la presenteremo come segreteria nazionale al coordinamento nazionale, l'abbiamo già convocato, della sanità. Dopodiché vorremmo che tutta la confederazione se ne facesse anche carico, perché comunque anche gli altri settori lavorativi sono anche semplicemente come utenti, cioè la sanità ci riguarda tutti, no? Quindi non riguarda solo chi è del settore, chi ci lavora, ma riguarda tutti anche come cittadini e come utenti. E quindi poi dopo l'idea insomma è di mandarla anche nel coordinamento, e chiaramente i punti poi sono poi gli stessi, anche diciamo è più centrata sul tema del lavoro. E poi per il discorso del 7 aprile, io ho seguito quei seminari che ci sono stati sull'RSA, quei seminari europei, no? E devo dire, come anche un po' si è riportato nella nostra piattaforma, il problema sembra proprio lo stesso da tutte le parti nell'RSA. Il problema qual è grossolanamente? Cioè sono le risorse umane anche lì e il problema dei minutaggi. C'è un sistema che praticamente misura l'assistenza sui minuti di assistenza da dedicare alle persone. Una battaglia che anche qui si sta facendo e che in questo momento, fra l'altro, è proprio dopo il Covid, sta diventando una cosa veramente drammatica anche sul tema del lavoro, perché si sta creando, e nell'RSA dove ci sono stati degli anziani morti, siccome i minuti d'assistenza vengano calcolati sulle presenze delle persone, tipo in Toscana sono diciamo dei parametri regionali, tipo in Toscana sono 2 ore e 20 di assistenza per ogni anziano, 0,44 minuti di assistenza infermieristica per ogni anziano, dove ci sono stati gli anziani che sono deceduti e magari non sono stati reinseriti, si sta creando gli esuberi di personale, no? Tutto personale in appalto, e quindi con la cassa integrazione e così via. Quindi noi siamo ogni giorno impegnati in queste vertenze per dire anche nei confronti della regione che diciamo se gli anziani sono diminuiti e il personale ce n'è di più, meglio, nel senso ci sarà un'assistenza migliore, no? Quindi questo fra l'altro è stato un tema proprio che ho sentito in questi seminari europei, quindi credo potrebbe diventare centrale anche per la giornata del 7, che non si deve misurare l'assistenza, appunto la qualità dell'assistenza sul numero dei minuti, cioè quindi un criterio di quantità e diciamo di produttivistico, ma sul rapporto una persona, mettiamo un operatore con due persone o al massimo 3 persone, cioè a livello di persona, non di minuti di assistenza. Ecco, questo è un pochino il nodo. Quindi penso sarebbe importante che il 7 aprile se fosse lanciata una campagna europea proprio anche su questo, su come deve essere come deve essere la qualità dell'assistenza, penso sarebbe fondamentale. E poi per il 22, vabbè, a Firenze ci sarà questo presidio davanti alla Regione Toscana a mezzogiorno. E, diciamo il grosso per questa giornata del 22, come anche ha sentito chi ha partecipato, anche oggi c'ero Giosi alla riunione, insomma vabbè, diciamo è un percorso, è una convergenza, io credo che sia importante esserci comunque, no?
Certamente vabbè, i temi si affrontano nel coordinamento qui, vabbè, secondo me a livello qualitativo sono più alto, comunque lasciamo stare, comunque è un percorso in cui bisogna esserci, quindi ci si sarà anche noi, anche se il grosso sarà la scuola, quindi priorità alla scuola prenderà molto la piazza, però noi porteremo anche degli striscioni sulla sanità e questo ecco. E pomeriggio, fra l'altro, a Firenze ci sarà un'altra manifestazione alle 3:30, che è stato proprio deciso di concentrarla sul 22 per fare una giornata intera, che però sarà sul tema della casa e sul blocco degli sfratti di questa rete che si è costituita fra tutti i sindacati di base, fiorentini e anche altre realtà, comitati e così via, che si chiama ogni giorno il 1° maggio. Grazie. Grazie Paola. Allora, adesso ho in dunque ho in lista Rossana, prego. Rossana? Ciao, scusate. Allora, tanto grazie, è la prima volta che partecipo alle vostre riunioni. E vorrei fare una serie di riflessioni che riguardano diversi aspetti. Intanto quello che sta succedendo, che sembra andare nella direzione opposta a quella che si auspica, sia per l'utilizzo dei fondi europei, che vediamo che sono pochissimi, cioè 9 miliardi, sia per quanto si legge anche nella legge di bilancio. Ho detto le stesse cose all'Assemblea della Società della Cura a questo proposito, dove dal 2023 si prevede anche uno stanziamento di 300 milioni in meno alla sanità per effetto dei miglioramenti della digitalizzazione. Queste cose fanno capire che al momento non ci sembrano prospettive di riorganizzare il Servizio Sanitario Nazionale nella direzione in cui tutti ci auspichiamo. Un altro segnale che credo sia importante è stato il rinnovo del contratto della sanità privata per gli infermieri, dove il 50% degli aumenti salariali se le sono accollate praticamente le regioni. E quindi ci si ritrova nella situazione che, oltre a finanziare la società privata, la sanità privata, per una cifra che è equivalente al 50% dello stanziamento sulla sanità, incominciamo pure a pagare in qualche modo gli stipendi dei lavoratori privati, tant'è vero che è notizia recente che AIOP ha detto che non firma il contratto per i medici privati se in sostanza non si applicano le stesse modalità utilizzate per gli infermieri. E allora tutto questo, se lo mettiamo insieme, porta comunque a pensare cosa? Che non si intenda togliere la sanità dalle mani della sanità privata. Allora il problema che ci dobbiamo porre è qual è la nostra capacità di incidere, intanto sulle risorse in essere, perché dei 3 miliardi stanziati ad esempio per le regioni, per l'emergenza sanitaria, pare che ne siano stati spesi 733. Quindi c'è veramente una cifra minima rispetto alla cifra iniziale, al di là di come sono stati spesi. Cioè, io sono di Genova, a Genova sono stati utilizzati per allestire una nave traghetto per i pazienti Covid, per gli hotel Covid, la spesa per il personale è quasi inesistente, e praticamente tutti da agenzie interinali, cooperative, quindi non ci sono previsioni di assunzioni a tempo indeterminato. Poi dobbiamo anche capire come riusciamo a incidere su quello che è il futuro, quindi ripubblicizzare la sanità e darle anche un orientamento sulla prevenzione, sulla medicina territoriale, sull'RSA e via discorrendo. E tutto questo non può non passare dal creare una massa critica, una massa critica in cui i lavoratori diventano indispensabili. E purtroppo da questo punto di vista sembra molto difficile raggiungere gli obiettivi, perché
da un lato i sindacati confederali, come ha spiegato Giosino, hanno comunque una linea che al momento è difficile, cioè potrebbe cambiare se ci fosse una pressione forte, che però bisogna creare. I sindacati di base hanno tante iniziative, ma no, non si concentrano tutti insieme. E l'ultimo sciopero, c'è stato un presidio qua a Genova organizzato dai tre confederali, cioè io sono anche andata e non è che ci fosse questa grande presenza, e i dati hanno anche dimostrato che è stato uno sciopero insomma abbastanza fallimentare. Io faccio parte sia dello SPI area di minoranza e sono anche in un comitato di quartiere, comitato praticamente vicino al Ponte Morandi, quindi che risente di tutta una serie di problematiche, anche una zona estremamente spogliata di servizi sanitari nel corso del tempo. Abbiamo cercato di mettersi insieme diversi comitati per cercare anche di creare una pressione popolare, e con la stessa ottica partecipiamo ad esempio alle assemblee della Società della Cura, sia cittadine che regionali e che nazionali, sperando di riuscire a creare quella tenaglia che unisca cittadini e lavoratori verso un obiettivo comune, ma per il quale veramente c'è da lavorare tantissimo anche a livello di controinformazione. E però esistono problemi normativi, ma esistono anche problemi di organizzazione del lavoro, perché finché nella sanità esistono situazioni come quelle dell'RSA minutaggio, finché esistono lavoratori che vengono forniti da cooperative private che a parità di lavoro percepiscono stipendi diversi, hanno diritti completamente diversi, e quindi si crea una frammentazione, non si riesce a ricomporre il tutto con delle parole d'ordine che vadano verso l'unitarietà, diventa veramente difficile affrontare il discorso. E quindi niente, credo che l'orientamento debba essere in questa direzione, e soprattutto cercare di creare tra i lavoratori quella reazione che è imprescindibile per quello che si vuole raggiungere. Grazie. Grazie. Allora, io credo che quest'ultimo intervento sia stato assolutamente interessante per vari aspetti, perché credo che davvero sia quello uno dei problemi maggiori, cioè il fatto di cercare di coinvolgere anche e soprattutto i lavoratori. È pur vero che soprattutto parlando in particolar modo dei lavoratori della sanità, questo effettivamente è stato un periodo abbastanza difficoltoso per varie motivazioni. Quello che giustamente si sottolineava, cioè il fatto che, ad esempio, quei soldi che sono stati stanziati sono stati utilizzati in maniera minimale, oltretutto malissimo, diciamo, perché per quanto riguarda la stabilizzazione dei lavoratori, di fatto non c'è stata in nessuna parte d'Italia. E questo, diciamo, la dice lunga anche diciamo così, rientrando in un'ottica forse più territoriale, essendo anch'io della Lombardia, appunto anche quest'ultima presa di posizione della Genas, cioè del Ministero, in cui praticamente si dice che la legge regionale sanitaria lombarda, che è la punta di diamante, diciamo, della parte relativa alla commercializzazione della salute in Italia, e che comunque è quella che dà la linea, viene detto che dovrà essere rivista, però appunto dovrà essere rivista, per cui io temo che in realtà quello che c'è scritto su quel documento non fa nient'altro che aprire la porta davvero a semplicemente
diciamo così, usare un gioco delle tre carte e mettere dei nomi differenti, lasciando però le cose come stanno, perché il problema di fondo della sanità adesso in tutta Italia, era partito dalla Regione Lombardia e ancora la Regione Lombardia è molto forte, è il problema appunto della commissione pubblico-privato, nella quale il privato sta sempre di più prendendo piede. E poi appunto, come dicevamo prima, tutta la questione del welfare aziendale, in particolar modo delle coperture sanitarie, appunto le assicurazioni previste all'interno dei contratti, che però devo dire è molto difficile riuscire a fare capire nel momento in cui poi si parla con chi ne ha anche in parte usufruito. E questa cosa qui io credo che dovrebbe essere uno degli elementi che dobbiamo maggiormente approfondire, perché se non riusciamo a incidere su questo aspetto, cioè sul fatto di far capire che cosa significa far entrare le assicurazioni private in maniera generale, insomma, credo che questo sia un punto fondamentale. Non a caso in questo periodo stanno aumentando tantissimo le pubblicità proprio in questo ambito. Niente, scusate così il mio intervento un po'. Ho Gino Carpentiero, prego. Pronto. Spero mi sentiate bene. Sì, sì. Sì, io volevo prendere spunto dagli ultimi due interventi, appunto per rimarcare l'importanza del lavoro nel discorso anche della società della cura, perché passare dalla società del profitto alla società della cura è impossibile se non si esce dal profitto, e non si esce dal profitto, o perlomeno non si attenua il discorso del profitto se i lavoratori sono knockout, se i lavoratori non si risvegliano da un torpore dovuto a una sconfitta storica. E appunto mi ripeto, ma il discorso del compianto Luciano Gallino e la lotta di classe dopo la lotta di classe, praticamente oggi siamo di fronte a una vittoria totale nella guerra di classe che i padroni e comunque la casta imprenditoriale ha esercitato contro i lavoratori, in pratica creando anche situazioni di neoschiavismo che vediamo qua e là in molti casi. Ecco, quindi credo che sbaglieremmo se in un discorso di fondo che vorremmo fare per la società della cura, e quindi anche per correggere la Next Generation EU o Recovery Fund, come si dice in gergo, sbaglieremmo se non dessimo il giusto peso al lavoro. E anche perché, qui faccio un inciso, la riconversione ecologica non si potrà mai attuare senza il consenso dei lavoratori, per evitare il solito scontro tra ecologia e lavoro, che invece non deve più sussistere. E questo noi dobbiamo sapere, che
in questo passaggio storico, che speriamo ci sia, di riconversione, penso all'idrogeno verde e ad altre cose che sono state citate in questi giorni, in questo passaggio storico ci saranno anche momenti in cui i lavoratori perderanno il posto in attesa di riconvertire dei posti di lavoro persi in posti di lavoro recuperati in maniera pulita. E quindi, detto questo, condivido i discorsi che sono stati fatti e che vanno fatti nell'immediato. Secondo me, prendendo un paio di punti nel discorso dell'emergenza, per risvegliare i lavoratori, appunto, soprattutto partendo da quelli della sanità che sono stati più bastonati in questo periodo storico, perché per vari motivi, appunto, non potevano certo aprire le vertenze in una fase storica in cui c'è da curare le persone che muoiono. Ecco, quindi diciamo che il rischio burnout si è detto di tutto, ma sono situazioni reali, il rischio stress, burnout, senza supporti o quasi mai con supporti psicologici per quei lavoratori che avevano fatto turni anche di 20-30 ore, e tutto questo praticamente sono situazioni di cui non si può non tener conto. Per cui l'organizzazione del lavoro, che già era, è stato detto anche questo in varie, da varie parti anche oggi, l'organizzazione del lavoro, che era già carente prima della pandemia, e tutto a svantaggio dei lavoratori, e oggi è ancora, rischia di diventare ancora peggiore se non si fa qualcosa nell'immediato, anche risvegliando i sindacati confederali che purtroppo dormono sonni profondi, soprattutto su questa parte organizzazione del lavoro. Si era parlato di ridurre l'orario di lavoro a 30 ore, qualcuno l'aveva buttato lì, ma poi è stato abbandonato. Cioè, se vogliamo davvero aumentare l'occupazione, next generation, per i giovani, le giovani generazioni, non si può non ridurre drasticamente l'orario di lavoro. Altrimenti facciamo solo parole al vento e non si fa nulla. Quindi, insomma, io, ecco, qui faccio un'ultima proposta anche a Marco. Approfondiamo anche nel gruppo lavoro alcune questioni importanti. Per esempio, secondo me, la lotta per abolire il rapporto di fedeltà aziendale è una questione molto importante, e che quindi potrebbe essere uno degli obiettivi immediati, in attesa di portare avanti un discorso più analitico per ricreare una situazione di democrazia all'interno dei luoghi di lavoro. Su questo, appunto, io con Cordaro di Aibel abbiamo mandato alla rivista un articolo che verrà pubblicato sul prossimo numero della rivista, su cui facciamo una serie di proposte. Però sono proposte soprattutto a lunga. Direi che l'obiettivo primario è che la gente non deve più rischiare il posto di lavoro, andare in commissione di disciplina solo perché ha denunciato le carenze aziendali, questo soprattutto in sanità, sulla salute e sicurezza sul lavoro, a partire dal Covid. Va bene, quindi direi che finisco qui.
perché sul lavoro ci sarebbe tantissimo da dire, e direi che Medicina Democratica, che è partita proprio da quella tematica, è nata sulla tematica della salute e sicurezza sul lavoro, la lotta alla nocività, eccetera, eccetera, non può, a mio avviso, abbandonarla, anzi deve permeare i compagni della società della cura, che mi sembra, non per cattiva volontà, ma siano poco esperti della tematica del lavoro, magari molto più esperti e bravissimi su altre tematiche. Beh, noi abbiamo dobbiamo proprio essere quelli che vanno a mettere un pochino il sale, soprattutto sull'obiettivo a lunga, che appunto, ripeto, del Recovery Fund, riprendendo le questioni della salute e sicurezza sul lavoro, ma anche della democrazia del lavoro. Basta. Grazie Gino. Allora sì, chiaramente per quanto riguarda la società della cura è ovvio che diciamo a noi è stato più volte esplicitato il fatto che comunque dobbiamo portare avanti noi in pratica appunto gli elementi relativi alla salute, e perciò anche in questo caso la salute sul lavoro. Per cui credo che da questo punto di vista possiamo assolutamente cercare di spingere in quella direzione. Dunque, se non mi sbaglio, io non ho più nessuno come richiesta di intervento. Non so se c'è qualcuno che vuole intervenire. Intervengo io se non c'è nessuno. Sì, prego, prego. Ah, poi è Alberto Michelino, ok. Prego. Allora, io credo che quanto il governo ha stabilito per la sanità sia sbagliato non solo qualitativamente, ma anche quantitativamente. E che questo detto, perché ci sono stati portati via 37 miliardi nel giro di 10 anni, adesso ne vengono ridati 9 con la condizione in cui ci troviamo. Naturalmente il problema non è solo quantitativo, ma è anche qualitativo, e la qualità delle proposte che vengono dal governo, in pratica che hanno un centro, che cioè la digitalizzazione, sembra che questo discorso sia, già qualcuno lo diceva, che questo discorso sia quello risolutivo o viene venduto come risolutivo. Io credo che questo vada assolutamente battuto. E stavo pensando se non sarebbe opportuno che tutti noi, ovvero le associazioni e i movimenti che si rifanno a questo coordinamento, che si rifanno alla società della cura, e altre 2 o 3 che sono ancora magari isolati per conto loro, facciano un documento che faccia questo tipo di critica, sia qualitativo che quantitativo. Lo so che le risposte che possono, l'interesse che abbiamo oggi alla partecipazione da parte del governo è piuttosto scarso, però comunque credo che sia doveroso fargli sapere che cosa ne pensiamo. E fra l'altro, visto che c'è una critica che è soffusa ma anche concreta sul fatto che il discorso diciamo di classe complessivo è molto debole, perché la classe operaia che è molto debole, no? Credo che forse i movimenti, le associazioni, i sindacati di base, se hanno questa coscienza di lavorare insieme, possono costituire non un sostituto della classe operaia, ma comunque poter essere quelli che fanno lo stesso tipo di lavoro.
in un certo modo. La seconda questione che volevo affrontare sempre brevemente è quella della casa della salute, e cioè il fatto è venuto fuori anche in una precedente assemblea di che cosa sia la casa della salute e di come deve operare. Io credo che questo sia un nodo importante, lo dico perché recentemente mi ha chiamato un'associazione locale di una cittadina della Lombardia abbastanza importante, che vuole fare sia una discussione sulla casa della salute, ma vuole rivendicarla come fatto concreto da impostare e da realizzare sul proprio territorio. Mi hanno detto lo vogliono fare per il 23 gennaio. Io credo che potrebbe essere anche questo un momento di lavoro comune e quindi di partecipazione comune. E dico la casa della salute non è forse, come è stato detto, un discorso di carattere culturale, è un discorso materiale, vuol dire avere i medici di base, possibilmente medici dipendenti, ma questo è un discorso non tanto facile da affrontare, ma che va affrontato, e insieme i principali servizi territoriali che noi abbiamo avuto prima in Lombardia, dagli inizi della riforma sanitaria, e che invece col tempo sono stati cancellati. Quindi credo che una piattaforma che possa essere fatta anche a livello territoriale, come già qualcuno sta operando e quindi quasi quotidianamente vengono fuori delle proposte, che forse questa deve diventare una linea comune che venga fatta un po' in tutti i territori. Ultima considerazione, in una delle riunioni prime che abbiamo fatto abbiamo parlato di una possibile legge di iniziativa popolare di riforma delle controriforme sanitarie. La riforma sanitaria è quella del 78, le controriforme sono quelle che sono uscite successivamente negli anni De Lorenzo, Bindi e Anduzzi, possiamo mettere anche se poi ci sono delle contraddizioni, quindi sia in quella della Bindi e ancora di più in quella di Balduzzi, che però questo è un discorso che dovrebbe essere affrontato da parte del movimento e dovrebbe essere affrontato mettendo in ordine le cose. Che cosa intendiamo noi per diritto alla salute, per sanità, e come questo si sostanzia nei diversi servizi e strutture che ci sono, no? Si parlava prima degli ospedali. Gli ospedali, si è parlato molto del territorio che è mancato. Si parla, e noi abbiamo fatto un apposito gruppo di lavoro, delle RSA o le case o delle case di cura, così come sono state, e naturalmente si è parlato moltissimo e giustamente dell'intensività del privato che sta cercando di grattare, e adesso lo fa in modo massiccio, tutto ciò che è stato messo in piedi dal pubblico. Io credo che affrontare questo discorso complessivamente e affrontarlo anche materialmente, facendo quello che pur sapendo tutti i limiti, pur sapendo che l'interesse da parte di chi ci governa è assolutamente basso, ma affrontandolo con una legge di iniziativa popolare può essere utile per se stesso e poi soprattutto per mettere più insieme il movimento e fare in modo di aumentare il livello di concentrazione delle idee, delle necessità e soprattutto di aumentare la mobilitazione, perché non basta fare le critiche, occorre poi che scendiamo, dico in piazza, anche se la piazza poi è una,
è diventata una piazza informatica, però comunque abbiamo visto che anche questo serve molto per migliorare la nostra condizione e credo anche quella della popolazione. Mi fermo qui. Grazie. Adesso Alberto Michelino, prego. Sì, si sente adesso. Sì, sì, sì. Allora, io non nascondo che l'intervento di Dino mi ha rincuorato. È vero che i temi all'ordine del giorno oggi, cioè stasera, erano appunto la questione della convergenza con il programma della società della cura e quindi un approfondimento su questa questione. Però se nell'affrontare queste questioni e nel rifare il coordinamento nazionale non si pone l'accento sulle condizioni, sulla centralità insomma, del lavoro, dei lavoratori e di quanto succede dentro i posti di lavoro in rapporto alla salute, chiaro, si perde un po' insomma, di sensibilità, di pathos, ecco, che io credo che all'interno delle nostre riunioni debba sempre rimanere perché si affacciano anche nel coordinamento in queste robe qui anche compagni insomma che vogliono sentirsi dire che stiamo muovendoci in rapporto alla difesa e alla salute e alla questione della sanità ma ponendoci il problema di classe insomma, così come è ricordato. Non abbiamo parlato, io faccio parte del comitato sanità milanese del sud-ovest che in tutto questo periodo ha fatto delle iniziative, secondo noi iniziative che andavano nel senso di costruire mobilitazione e di far uscire, da una situazione di ricatto in rapporto a questa situazione che negli ospedali milanesi ma in regione Lombardia questo ricatto coercitivo sui lavoratori nella sanità, negli ospedali in rapporto a veri e propri elementi repressivi. La questione dell'obbligo fiduciario è stato ricordato, io credo che sulla questione dell'obbligo fiduciario vada aperta, no, perché nel senso ci sono state una serie di iniziative importanti, oltre che di tutela di chi nella prima fase era stato colpito, ma lo sciopero che è stato indetto e fatto al San Paolo lunedì di questa della settimana scorsa insomma no sto prendendo la data che ha visto una mobilitazione enorme perché lo sciopero è stato fatto sia a San Carlo che a San Paolo ha visto una mobilitazione poi prima a San Carlo e poi con un corteo interno anche nella parte di contorno all'ospedale e nel CUP ha visto una mobilitazione effettiva e ha visto un rincuorarsi una serie di lavoratori che quelli che non potevano scioperare perché di fronte a una situazione di pandemia qual è erano comandati, lavoravano con una spina attaccata, ho scritto io vorrei scioperare, non posso in questo momento, ma io sono con, cioè portando quindi l'adesione allo sciopero, eccetera. E c'era stato lo sciopero anche pochi giorni prima, fatto dal CTL, no? Nelle condizioni in cui secondo me non hanno costruito nella cittadinanza il rapporto a una sensibilizzazione e quindi hanno avuto c'è stato nella popolazione
l'atteggiamento, insomma, nei media reazionari, un rapporto, diciamo, di linciaggio. Ora noi, io credo che da questa situazione, in rapporto al programma che noi abbiamo saputo costruire, eccetera, dobbiamo però spingere sulle note e propagandare le note. E dobbiamo, da questo punto di vista qui, anche arrivando a oggi, dove oggi sono andati in prefettura i lavoratori, e noi siamo stati presenti, perché come sono venuti all'ospedale San Paolo a portare solidarietà e stare dentro a questo tipo di sciopero, a questo sciopero, così è stato fatto oggi davanti alla prefettura di Milano, dove i lavoratori, attraverso c'è anche qualche lavoratore, qualcuno qui che ha partecipato, che partecipa all'analisi di questa sera, hanno avuto un incontro col prefetto e hanno portato la loro questione legata al contagio che si sviluppa nella fabbrica, nel posto di lavoro. Questi lavorano nella logistica e hanno saputo portare con precisione tutta la condizione a cui sono sottoposta e alle condizioni, insomma, che vivono. Ecco, noi dobbiamo saper costruire, spostare la barra, e mentre sì, stiamo, bisogna mantenere questi rapporti di alleanze con tutti quelli che si muovono su un terreno che porta a una visione di modifica all'interno della società contro l'attacco alla sanità, con le privatizzazioni, eccetera. Però dobbiamo sempre avere un atteggiamento dove dobbiamo portare le nostre posizioni. La chiudo qui perché pensavo comunque che ricordare questi interventi che sono stati interventi, queste iniziative di lotta che sono state fatte in questi giorni, in queste due settimane, all'interno delle aziende ospedaliere, le chiamo aziende ospedaliere, hanno determinato una possibilità di lotta, no? Che ha avuto una risonanza anche negli altri ospedali. Saper unire queste robe qui, per esempio, con i medici e con i lavoratori degli ospedali civici di Becca, dove si individua questa questione dell'obbligo fiduciario come elemento unificante per lo scopo costruire mobilitazione, potrebbe essere, da questo punto di vista qui, una parola unificante che può costruire lotta, e noi ci inseriamo e siamo all'interno con il programma che stiamo portando avanti. Chiudo qui perché credo insomma che dovevo dire. Grazie. Adesso ho in lista Carlo, prego. Sul problema San Carlo San Paolo e sulla necessità che noi facciamo anche la cassa di risonanza di queste lotte che in alcune zone si sono comunque sviluppate e hanno posto, diciamo, i fari sul problema del codice etico o rapporto fiduciario, che dir si voglia, sono d'accordo con le cose che ha appena detto Alberto Michelino. Volevo dire alcune cose rispetto alle iniziative europee, perché poi hanno un problema di risvolto con quello che dobbiamo fare noi in questo periodo verso il 7 aprile 2021. Intanto voglio sottolineare una cosa rispetto al livello nazionale. Il problema dei soldi che stanno arrivando dall'Europa e che per la sanità sono, tra virgolette, una miseria, come sollevava qualcuno rispetto a quelli che ci hanno tolto, sono soldi che spingeranno avanti il processo di privatizzazione, perché su questi soldi ci si stanno buttando avanti sia per lo sviluppo tecnologico e quindi la sostituzione di lavoro umano con le nuove tecnologie, sia rispetto al fatto che
stanno già, ci sono già una serie di esempi dove cominciano a essere privatizzati anche gli ospedali pubblici, vengono dati in mano a strutture private e quindi stanno spingendo in questo momento in questa direzione. E dobbiamo sottolineare questo aspetto e cercare di mettere assieme tutte le forze che si oppongono a questo. Se all'interno dei sindacati confederali, per esempio, io sono sempre stato al di fuori da quando sono entrato in ferrovia nel 73 e ho fatto lotte per oltre 40 anni, al di fuori ho visto i processi che ci sono stati di privatizzazione, spinti anche dai vertici dei sindacati confederali, ma all'interno delle organizzazioni confederali in Italia e in Europa ci sono dei settori ancora combattivi. In Europa ci sono addirittura delle intere strutture sindacali che appartengono, per esempio, alla Confederazione Sindacale Europea, ma non solo. Ci sono delle lotte che si stanno facendo anche per il personale sanitario, per esempio in Francia, che vedono un arco di forze che va dai sindacati, per esempio in Francia dalla CGT a Solidaire a altre strutture sindacali che comunque stanno ponendo alcune questioni che riguardano e che sono molto simili. Prima qualcuno ha sollevato il problema, mi sembrava Paola, che aveva partecipato ai webinar sulle RSA, i quattro webinar che sono stati fatti tra Europa e Canada, e dove si vedeva che la situazione era molto simile nei diversi paesi, addirittura nei diversi continenti. Ecco, questo avviene anche per quanto riguarda il problema dei lavoratori. Ci sono sicuramente le differenze, ma bisogna cercare di far convergere le lotte che oggi sono separate in un unico fronte. Io, per esempio, mi è capitato di partecipare a, oltre che al Bureau della Rete contro la commercializzazione della salute, Rete Europea contro la commercializzazione della salute, ma anche a un'assemblea annuale fatta online dell'Alter Summit, dove ho posto alcune questioni, le ho poste o durante la riunione o subito dopo con un intervento scritto e mandato via mail. Il problema di cercare di arrivare a fare, per esempio, da qui al 7 di aprile, un'assemblea online del personale sanitario che in questo momento è in lotta, cercando di coinvolgere. In Europa ci sono, in questo momento, che io conosco direttamente, a cui bene o male ho partecipato, quattro reti. Una riguarda la riduzione dell'orario di lavoro, un'altra riguarda la rete dei sindacati di solidarietà e di lotta, un'altra riguarda, che sono praticamente sindacati di base o comunque sindacati combattivi che in Europa, ma anche in altre parti del mondo, stanno conducendo delle battaglie anche in questo momento particolare della lotta contro la pandemia, contro tutto l'uso che ne viene fatto, poi contro i lavoratori, contro chi deve essere salvaguardato nella salute, e cercando di mettere assieme queste e contemporaneamente altre reti che toccano paesi che non sono toccati da queste reti qui, cercando di mettere assieme e di creare una giornata europea che veda assieme i lavoratori di questi settori. Un'altra questione rispetto al 7 di aprile: cerchiamo di rendere il 7 di aprile, che è una giornata dove verrà posto il problema del vaccino gratis per tutti i cittadini europei e non solo europei, il problema dei brevetti su queste cose, la questione del
rendere visibile attraverso anche dei momenti scenografici, per esempio portando in piazza tante scarpe di comuni di uomini e donne da mettere, come avviene, non so, per quanto riguarda la lotta contro la violenza contro le donne che vengono messe le scarpe rosse, in questo caso cercando di portare nelle piazze questi simboli con i cartelli quantitativi delle persone che sono morte in tutta questa fase qui e che quindi gli stati in questo momento non hanno salvaguardato i loro cittadini, e anche il problema del vaccino deve essere posto in evidenza in queste iniziative. Accanto a questo il problema dell'RSA, perché il problema dell'RSA è legato a tutte queste cose ed è legato allo smantellamento delle strutture pubbliche, dei processi di privatizzazione che continuano ad andare e che approfitteranno di questa situazione se non vengono accesi i fari su tutti questi aspetti qua. Grazie. Grazie Carlo. Dunque adesso ho Rossana, prego. Premetto che sono d'accordo assolutamente con quanto propone Carlo, perché ha un modello neoliberista capitalista globale, occorre attrezzarsi per dare una risposta perlomeno europea. E quindi ben venga tutto quello che serve a unificare e a generalizzare le lotte. Volevo riallacciarmi al discorso di Carlo, perché credo che sia veramente importante in questa fase una battaglia sulla democrazia nei luoghi di lavoro e anche sul vincolo di segretezza, che è uno strumento di coercizione e di ricattabilità nei confronti dei lavoratori pazzesco, e quindi chiaramente è tutto a tutela delle aziende. Purtroppo oramai il servizio sanitario è un'azienda, infatti si chiama azienda, le ASL si chiamano aziende. Però è un tema trasversale, e questo vincolo di segretezza, che è a tutela comunque delle aziende e delle dirigenze, si configura dal mio punto di vista come un attentato alla salute pubblica, che non riguarda solo la sanità, perché voi, cioè, solamente che il crollo del Ponte Morandi è la testimonianza di quello a cui portano certe scelte, il fatto che non si possa parlare perché si rischia il posto di lavoro, perché si rischia la sanzione disciplinare, quando nel migliore dei casi, abbiamo un caso adesso a Genova di un medico di un reparto trapianti di San Martino che è sottoposto a sanzione disciplinare perché ha detto che non erano rispettati i percorsi Covid. Quindi mettere il lavoratore davanti a una scelta che da un certo punto di vista è etica, perché riguarda la salute di tutti e riguarda l'ambiente di tutti, e dall'altra rischia di costarti il posto di lavoro, è veramente una cosa scellerata, e penso che potrebbe essere estesa a tutte le categorie, perché queste cose succedono ovunque, sono successe in ferrovia, sono successe qua in porto, sono successe persino tra le forze dell'ordine, e quindi è da portare avanti senz'altro con forza. Basta, solamente questo volevo rafforzare questa tesi. Grazie. Allora adesso Antonella Visentin, prego. Io non sono riuscita a collegarmi dall'inizio, quindi faccio soltanto un paio di considerazioni. Allora, io credo che anche dagli ultimi interventi sia stato detto quanto è urgente, diciamo, dare un segnale rispetto alla forte passaggio alla, diciamo, diciamo di pezzi di sanità pubblica al privato convenzionato. Questo è un percorso che ha avuto un'accelerazione con il Covid, e io credo che noi dobbiamo guardare lì in questo momento. Che cosa è successo con il Covid? È successo che il pubblico ha deciso che si poteva, bisognava salvare
diciamo, le emergenze Covid e si poteva lasciare morire le persone che avevano tumori e malattie, diciamo, legate alla respirazione e al cuore. Quindi questa è stata una decisione che di fatto è stata presa. Ci siamo detti in questi 6 mesi che la ripresa anche, diciamo, del corso normale delle visite, delle prenotazioni è stata una ripresa lentissima e non è stata portata, diciamo, non credo che sia ancora a regime. Allora io non mi domando, magari questo già sta succedendo, però secondo me ci dovrebbe essere un osservatorio a livello almeno regionale di queste situazioni, cioè una denuncia di quello che sta succedendo, cioè che tutta la specialistica sta passando al privato. Quindi noi avremo, come negli Stati Uniti, una medicina pubblica povera sempre più fatiscente e una medicina privata per chi se la può permettere, con le specialistiche che vanno nel privato. Allora, la centralità del lavoro significa anche, in qualche maniera non può prescindere dal fatto che purtroppo nella sanità i lavoratori e le lavoratrici non sono sono irraggiungibili, perché sostanzialmente vanno dove li pagano di più. Non c'è fare un ragionamento etico in un settore mercantilizzato, voglio dire, mi sembra una di quelle favole che possiamo raccontarci a Natale. Allora, come in qualche maniera riportare con forza il fatto che la sanità privata, cioè non privata ma convenzionata, è accreditata, è un bubbone? Questa è una battaglia culturale che bisogna fare almeno con la stessa intensità con cui loro fanno il lavoro dall'altra parte. Io credo che sia urgentissimo uscire e non in maniera propria, come medicina democratica, che nasce sui luoghi di lavoro, che nasce rispetto alla nocività del lavoro, che nasce sui temi della prevenzione e della precauzione. Quindi io questo auspico, cioè una, diciamo, che ci sia molta più forza e molto più coraggio, e non abbiamo bisogno, secondo me, di fare la gamba di legno della città della cura o della società della cura, perché, come è stato detto, la società della cura un wishful thinking, e noi dobbiamo invece per pensare in maniera concreta chi siamo capaci di mobilitare, in che modo, e basta chiamare la sanità privata, perché stiamo parlando di convenzionata e accreditamento, se no non ci capiamo. Se continuiamo a chiamarla privata non sappiamo di cosa parliamo. Io chiedo una precisione di linguaggio su questo. Grazie. Grazie. Allora, adesso Josy, prego. Eccomi qua. Grazie per avermi concesso di intervenire. Sono contento, devo dire, lasciatemelo come soddisfazione personale della giornata, avendo partecipato poco prima a una riunione nazionale della Società della Cura. Qua, lo dicevo in chat, mi sembra di respirare un po' un'aria più vicina al mio sentire, che è quella che riporta la centralità al mondo del lavoro, come mi era stato proposto in modo simpatico all'inizio. Alcuni interventi importanti, gli ultimi in modo particolare, quello di Carlo mi ha colpito, ma non solo il suo. Direi una cosa. Non pensiamo in questa fase all'Europa, pensiamo, come ricordava mi pare Rossana o altri compagni, pensiamo a dare in quanto una risposta immediata alle urgenze, ma non per una logica di risposta all'urgenza, ma esattamente per spiegare che questo è un paese che, con la scusa dell'urgenza, va avanti con grandi movimenti ma senza muovere nulla.
ciò che non si tocca lo si vede attraverso quelle che sono le destinazioni degli interventi economici che vengono previsti, che paradigma non trascurabile, lo ricordiamo ancora una volta, sono tutti a debito e che quindi saranno poi pagati da qualcuno. In questa chiave io ritengo che sia possibile un'interlocuzione con un sacco di soggetti, ma vedo soprattutto la priorità nei confronti di un'iniziativa importante, centrale in qualche modo, rivolta a quelle organizzazioni sindacali come le organizzazioni confederali, che sono quelle, ahimè, purtroppo, che pur potendo oggettivamente non fanno e sono nella palude di una mancata risposta che più facilmente può essere diciamo assunta da forze politiche anche retrive. Non, questo io penso che sia una cosa non trascurabile e fa parte a pieno titolo anche diciamo di quelle proposte immediate, quella bozza di piattaforma che abbiamo presentato senza peraltro avere la presunzione che sia esaustiva. Non siamo entrati nel merito di una serie di questioni non secondarie. Abbiamo accennato di comprendere, per esempio, che esistono vari temi che, pur essendo concatenati, sono con caratteristiche proprie, perché l'universo mondo della sanità, per così come è stata ricostruita dopo la 833, purtroppo ha visto una strana, strana è un, ovviamente una battuta, un eufemismo, una strana trasformazione dello spirito originario, che però nasceva da una cosa non trascurabile che deve essere, secondo me, all'attenzione, se no rischiamo di fare anche noi filosofia come la società della cura. Cioè teniamo presente che quella era la forma legislativa, o meglio la forma statuale, in cui veniva sancito un rapporto di forza fra le classi dominanti e le classi subalterne, che in quel periodo conoscevano una fase ancora avanzata di richiesta rivendicativa sull'intero welfare sociale. Questo spirito purtroppo è stato nel tempo smorzato fino ad oggi. Queste sono le tragiche conseguenze. Il processo di privatizzazione non ha una storia di un giorno. Non è possibile pensare di risolvere la questione della sanità come bene pubblico se non si affronta da questo punto di vista un'analisi dell'intero sistema, che ha scelto sostanzialmente una cosa: la prevalenza dell'uso della sanità come merce di scambio. E su questo abbiamo scritto con una certa intenzione che proprio le RSA rappresentano un iceberg, una punta di questi conflitti. Perché? Perché normalmente il privato ricava un profitto, un ricarico di impresa, così si dice, del 26% sulla propria iniziativa. Figuriamoci laddove non esiste nessun controllo da parte del pubblico, per di più su un tema così delicato e diciamo in cui l'utente è particolarmente fragile. Ecco, siccome il vostro lavoro su, come gruppo sulle RSA ha prodotto una serie di cose assolutamente importanti, ha suscitato e ha mantenuto l'attenzione su questo aspetto, e beh, diciamo che siamo
con intenzione strumentalmente ripartiti da lì per riproporre un ragionamento più generale. E diciamo che secondo me in questa fase il terreno centrale dello scontro è profilato proprio dal tema della salute, perché ci attraversa tutti socialmente, sebbene in modo ineguale e dovuto alla collocazione di classe, ci attraversa tutti in modo dirompente. In questa chiave abbiamo detto, sembra quasi che il sistema sanitario così costruito nel tempo fino ad oggi, vedi modello Formigoni, ospedalocentrico, non abbia garantito, né poteva né voleva fare una sufficiente copertura e prevenzione della sanità pubblica di fronte a un episodio pandemico come il Covid, che era imprevedibile ma prevedibile al contempo, perché è il prodotto stesso di un sistema che maschera le carte in tavola. Io non voglio fare ovviamente un panegirico su queste questioni, ma era per dire che, a differenza di altri dibattiti, altre circostanze, qui siamo sul tema, dobbiamo probabilmente svilupparlo meglio, dobbiamo capire come muoverci per dare delle scadenze che possano essere aggreganti, e io credo che uno tra i primi compiti, così come noi ce lo siamo posti, diciamo come minoranza sindacale dello SPI, sia altrettanto vostro il compito di cercare un'interlocuzione con la direzione sindacale della CGIL, perché ha tutta la convenienza reciproca, perché questo tema, al di là di quello che ognuno di noi desidera politicamente o sindacalmente, è un tema dirimente per il prossimo futuro, per noi, ma soprattutto per le generazioni future. In questa chiave, e chiudo, siamo stati l'unica voce contraria che abbia, con le nostre forze limitate, detto: noi non accettiamo questi aiuti economici perché sono fortemente ricattatori, sono in debito e appartengono a una logica di un sistema che oggi è in crisi anche dal punto di vista, diciamo, dell'economia europea complessiva, e che tende a scaricare ancora una volta le responsabilità del proprio prodotto finanziario ed economico sulle masse popolari. Noi abbiamo qualche carta da giocarci, perché non credo che il nostro piacere sia quello di dimostrare la nostra intellettualità, ma mi pare di leggere sinceramente e con piacere che ci sia una volontà di cambiamento reale, che non sia corrispondente a strumentalità di vario tipo. Cosa che, devo dire, in altro ambito mi pare meno evidente, anche perché si rischia, come dicevo, di metterci dentro tutti i nostri desiderata, e le case non si costruiscono dal tetto. Grazie. Grazie. Dunque, adesso Michele Michelino, prego. Buonasera a tutti, mi sentite? Molto piano. Aspetta che provo con... Pronto adesso? Pronto? Pronto? Siete male? Pronto? Un po' lontano, comunque si sente. Sì, si sente comunque. Mi piace, non va di più. No, volevo intervenire nel dibattito perché uno dei meriti di medicina democratica è stata, e noi ci siamo trovati da anni, ormai da molti anni, da decenni, al fianco di medicina democratica,
pur essendo un comitato di lavoratori, ex lavoratori indipendenti, perché noi abbiamo fatto una battaglia in fabbrica sul problema della salute, sul problema contro la nocività e contro la monetizzazione della salute in fabbrica. E per anni questo problema della monetizzazione della salute è stato un problema che riguardava solo alcuni lavoratori, quelli dei reparti più nocivi, e il padrone aveva buon gioco aumentando la paga di posto, e naturalmente ti faceva morire senza dirti quale sostanza tu usavi. Noi su questo problema abbiamo visto che oggi il problema della monetizzazione della salute è stato portato a livello generale. Lo vediamo nei processi per i morti per amianto, dove la prima cosa, oppure per i morti per infortuni sul lavoro, dove la prima cosa che fanno i padroni è quella di indennizzare le famiglie per farli uscire dai processi, e in questo modo fanno dei reati e ne escono comunque impuniti. Ecco, io credo che noi oggi abbiamo un problema, perché il Covid ha posto un problema, che non è più solo un problema di ignoranza. Oggi il Covid ha posto il problema della salute, che è un problema generale, che riguarda tutti i lavoratori e che riguarda tutta la società. E oggi questo problema qua, nella disgrazia, mettiamola così, ma il problema oggi è importante, è proprio questo, perché in questa situazione oggi è diventato un problema generale. E noi su questo abbiamo anche buon gioco. Per anni, per esempio, chi lottava contro i morti sul lavoro per la sicurezza nelle fabbriche era una posizione di ignoranza che riguardava, sembra, solo alcuni lavoratori. Oggi con il Covid non è più così. In molte fabbriche all'inizio della pandemia i lavoratori sono scesi in sciopero per difendere la loro salute. Tra l'altro in un momento, in una situazione dove scioperare voleva dire anche essere licenziati. Non solo perché denunciavano magari la pericolosità e venivano meno al vincolo di fedeltà con l'azienda, questo negli ospedali, questo anche nelle fabbriche venivano licenziati, ma questo è un problema generale. E oggi noi abbiamo una possibilità di fare un passo ulteriore, perché oggi tutti cominciano a porsi questo problema. Noi vediamo che tutti i sindacati di base, ma anche parti della CGIL, vediamo, che pongono il problema della sicurezza nei luoghi di lavoro, che pongono il problema che non si può lavorare a rischio di morte. E questo è un fatto importante, però noi a questa, diciamo così, opposizione dobbiamo dare un'organizzazione. Oggi nel paese, l'Italia è il paese delle stragi impunite, dal ponte di Genova, ponte Morandi, alle stragi di Viareggio, alla strage del Vajont. Ecco, noi oggi credo che siccome tutte queste stragi sono stragi del profitto, perché questa è la verità, noi dovremmo fare in modo che il problema della sicurezza e il problema dei morti sul lavoro deve essere un problema che riguarda tutta la società e non solo i lavoratori o le famiglie dei lavoratori che hanno una perdita. Noi dovremmo vedere la possibilità, e in questo ci sta dentro anche il discorso della difesa della sanità pubblica, noi dovremmo fare in modo di organizzare anche, prima di tutto a partire dai contratti di lavoro. Qualcuno diceva prima, qui si fa la lotta per difendere la società quando CGIL e CISL e UIL nei contratti mettono la privatizzazione, voglio dire, mettono la sanità alternativa nei contratti, la pensione integrativa, la sanità alternativa. È evidente che questo è una contraddizione. Però oggi larghe fette dei lavoratori cominciano a pensare invece che il problema della salute viene al primo posto. Ed è anche possibile coniugare il problema della salute con il posto di lavoro. Non è vero che sono inconcepibili. Certo, sono inconcepibili, sono in contrasto in questa società, dove la logica del profitto è quella che è la più importante per la società, per i padroni e per il governo. Ma io credo che oggi ci sono anche le forze per poter ribaltare questa logica. E allora, secondo me, non solo a cominciare dai contratti di lavoro, e quindi i sindacati dovrebbero mettere dei paletti proprio sul problema della salute, della tutela della salute in fabbrica, ma anche rispetto alla società. Noi per esempio stiamo lavorando come comitato e come associazioni, stiamo lavorando con tutti i sindacati di base, ma anche con alcuni pezzi della CGIL che sono sensibili a questo problema, sulla necessità di fare una manifestazione a Roma quando sarà possibile,
con tutti i familiari delle stragi, che oggi sono tanti con cui noi siamo in contatto, i familiari delle stragi, di lavoratori e anche ambientali, perché c'è la possibilità oggi di dire che non si può continuare a morire per il profitto in questo paese, e non si può neanche ogni volta stare lì a sentire le lacrime di coccodrillo dei vari presidenti della Repubblica, presidenti del Consiglio o sindacalisti di turno, perché è inutile che anche i sindacalisti, voglio rispondere al compagno prima che parlava, è inutile dire, quando tu concedi la flessibilità massima, fai lavorare il sabato, la domenica, gli dai 2 o 3 ore di straordinario ogni giorno, è evidente che la gente poi a un certo punto è più a rischio, perché è più stanca, perché è più... Noi dovremmo fare in modo di tutelare maggiormente il lavoro, perché tutelando il lavoro, le condizioni lavorative sicure, si tutela anche la società. Noi avevamo una parola d'ordine negli anni 70 che era la nocività non si paga, la nocività si elimina. Io credo che questa parola d'ordine va estesa a tutta la società, e noi dovremmo fare in modo che o riusciamo a fare una battaglia a partire dai lavoratori e insieme ai lavoratori, perché altrimenti non si difende la sanità pubblica. Non si difende se non sono direttamente i lavoratori a partire dai luoghi di lavoro, dalle fabbriche. E noi credo che abbiamo un ruolo in questo. Noi insieme a tante altre associazioni stiamo lavorando proprio con i sindacati di base e anche con sezioni della CGIL, devo dire la verità, più sensibili, in questa prospettiva. E questa è la prospettiva che va bene a tutti, perché se vuoi difendere la sanità devi partire da lì, perché sennò la sanità non riesce a difendere. Grazie, scusate se vi ho rubato qualche minuto. Grazie. Allora, adesso Paolo Fierro, prego. Ok. No, niente, volevo solo ricordare a Giosi, non per fare polemiche, però il nostro manifesto iniziale è stato sottoscritto dalla Segreteria della Funzione Pubblica CGIL. E però, diciamo, poi successivamente non c'è stata partecipazione a tutto questo dibattito, ad esempio, che abbiamo sviluppato in questi mesi, no? Quindi c'è un problema, è un problema, diciamo, veramente di credibilità, ecco, rispetto a certe strutture dei sindacati, perché... Cioè, alla fine, pure quando ogni volta che ci confrontiamo sulla questione del welfare aziendale, ed è capitato a Napoli in un'assemblea regionale, tra altre cose c'era De Luca, ma c'era anche la segretaria generale della CGIL, praticamente gli sollevai il problema del welfare aziendale e quindi del rapporto deleterio che avrebbe avuto rispetto alla questione salute, ma praticamente non mi fu risposto, non mi fu detto niente, cioè come se fosse un fatto culturale, una fissa culturale nostra di Medicina Democratica, per cui venivamo tollerati, insomma, però niente di una presa di posizione concreta non c'era. Lo stesso vale, mi dispiace, diciamo, questo governo che in qualche modo tiene degli spezzoni di sinistra dentro, Libero uguale, eccetera, pure lo stesso ministro Speranza. Però rispetto a tutte queste storie, no, un movimento che bene o male c'è stato in questi mesi relativamente alla salute, ma non ha aperto un canale di comunicazione con noi. Noi, vi ricordate, siamo andati a Roma con tutte le difficoltà che c'erano allora, però non fummo ricevuti, non neanche, voglio dire, ci fu dato un'apertura di credito, niente, come se non esistessimo. E quindi c'è un problema davvero serio di aprire dei canali di contatto con chi gestisce poi praticamente le leve del potere. Probabilmente dobbiamo solo sperare effettivamente che si sviluppi un movimento forte
di tipo conflittuale. E questo è un problema. Un altro problema, volevo dire, perché poi diciamo nella chat qualcuno ha detto che bisognerebbe sollevare anche il problema della 180, la riforma Basaglia. Ida aveva bozzato prima, però non... Ecco, pure questa storia che a suo tempo si fece questa divisione di campo, no? Cioè, la salute mentale è una cosa, il resto della salute è un altro problema. Probabilmente è stato anche qui un errore. Anche qui noi dovremmo ragionare perché in effetti la mente o la salute mentale non è altra cosa rispetto alla salute generale. Cioè noi attuiamo, senza volerlo, una suddivisione di tipo idealistico tra la mente e il corpo. Quindi tagliamo un organo rispetto a tutti gli altri e facciamo un discorso. Lo so che ci sono delle specificità, eccetera, però secondo me, insomma, almeno nel dibattito generale dovremmo affrontare tutti e due gli argomenti insieme, no? Vabbè, mi rendo conto pure che è difficile. Io ho avuto a che fare con tutto l'ambito della psichiatria, partecipare a dei convegni, eccetera, ed è veramente un problema molto serio avere a che fare, specialmente con le varie correnti della psichiatria, più o meno radicale, più o meno democratica. E però, insomma, è un altro fenomeno, che un altro problema drammatico che è venuto fuori proprio in questo periodo Covid. In qualche modo la sofferenza psichica è esplosa, no? E con essa anche le carenze drammatiche dell'assistenza in questo settore, che diciamo si sono manifestate in tutta nella loro evidenza. Questo solo volevo dare degli spunti, più che altro, perché mi rendo conto che non è, diciamo, questo poi l'ambito su cui poter ragionare. Grazie. Adesso Elena, prego. Sì, salve a tutti. Io intervengo per il Comitato Sanità Pubblica Versilia e vorrei intervenire su due punti. Il primo, che è il 7 aprile, cioè preventivamente si parlava del 7 aprile incentrato su Covid e RSA, però avete detto che ognuno può aggiungere alcuni aspetti. Noi siamo molto inclini alla battaglia sull'obbligo aziendale, sull'obbligo di fedeltà aziendale. Abbiamo avuto in Toscana, ma anche in Versilia, molti lavoratori che si sono permessi di risentirsi perché non avevano dispositivi di protezione individuale, sono stati tutti mobbizzati, hanno avuto richiami, e alcuni licenziati, e quelli che non hanno licenziato le aziende si sono licenziati da sé. In particolare mi riferisco a una RSA Villa La Guidara, che qui sul nostro territorio ha fatto veramente uno spicinio di licenziamenti. Quindi per noi questo argomento è molto importante, è una battaglia che portiamo avanti come Comitato Sanità. Questa era la prima cosa che volevo precisare. La seconda cosa riguarda la società della cura. Come alcuni interventi che mi hanno preceduto, anche noi come Comitato Sanità abbiamo fatto delle riflessioni. Effettivamente le rivendicazioni della società della cura sono molteplici, tutte condivisibili, sia ben chiaro, però pensiamo che poi a volerci occupare di tutto magari possiamo rischiare di perdere quelli che sono i nostri obiettivi principali, insomma la salute, la sanità, queste cose. Quindi noi chiaramente siamo nella società della cura, ma perché siamo dentro di Co32. Avrete notato che poi non abbiamo dato adesione a questo percorso come Comitato Sanità Pubblica Versilia, anche, e non è secondario per noi, qui molti lo sanno il pensiero del Comitato Sanità, perché abbiamo ravvisato che comunque nella società della cura l'appello è stato fatto anche ai partiti, alle forze politiche, e quindi per noi comunque è un problema, perché come sapete
noi ci rivolgiamo ai lavoratori, ai sindacati, ai cittadini, ai pazienti, a tutti, però le forze politiche per noi sono un problema che è una discriminante, ecco. Quindi niente, mi sentivo di dire questo perché almeno così sapete anche qual è la posizione nostra del Comitato Sanità. Grazie. Grazie. Sì, mi sembra chiaro anche per, appunto, per avere la trasparenza totale. E, niente, io non ho più nessuno in lista, poi sono anche le 11:10, non lo so, credo che posso ridare ancora la parola a Marco Caldiroli, se vuole magari... Sì, non voglio aggiungere né fare le sintesi della discussione, che sicuramente è interessante e va continuata, quanto cercare di condividere i prossimi passi, i prossimi incontri. Direi che di continuare a usare lo strumento dei gruppi di lavoro per continuare la discussione, tematizzandola in maniera più stretta rispetto alla discussione della plenaria, tenendo conto quello che appunto dicevo all'inizio, che temi come quelli dell'RSA, della medicina territoriale, degli ospedali e della sicurezza sul lavoro, questo magari un po' meno, stanno venendo avanti in termini di programmi, progetti da finanziare con il Next Generation piuttosto che con il MES, questo lo vedremo. E purtroppo sono già dei progetti che in qualche modo prefigurano un modello di sanità o degli aggiustamenti perlomeno del modello della sanità a livello nazionale, poi in cascata ovviamente anche a livello regionale, a maggior ragione per il fatto che nella legge di bilancio c'è dentro un ulteriore passo in avanti purtroppo per l'autonomia differenziata. Per cui è un dibattito di carattere generale che sta venendo avanti e su cui ci dobbiamo preparare, sia per seguirlo, sia per punzecchiarlo e quindi dare le nostre posizioni di carattere alternativo e mostrare che ci sono alternative, magari in modo più specialistico e diciamo forte e vicino alle esigenze del lavoratore piuttosto che dei cittadini, magari rispetto a quel putpourri, diciamo così, che è la società della cura, che comunque ovviamente riesce a mettere assieme, magari a estendere l'interesse a queste tematiche, e già questo ovviamente è un passo in avanti. Noi dobbiamo, come già stato detto, puntare più sugli obiettivi storici per quanto concerne medicina democratica, ma anche della CUB o tipici del sindacalismo di base e dei comitati locali sui specifici problemi della sanità in giro per l'Italia, e quindi puntare su quello, rafforzarli e da lì ricavare anche le proposte. Per cui, se questo è un po' la traccia, diciamo così, del percorso da proseguire per poi arrivare a appuntamenti come quello del 7 di aprile, o magari se vi interessa è girata adesso nella nostra mailing su WhatsApp, ci sarà un incontro in cui ci sarà Lula e Vittorio Agnoletto che parlano del libro Senza respiro di Vittorio Agnoletto al Social Forum Mondiale, che sarà a fine gennaio, ovviamente, che sarà online, per cui magari poi daremo notizie anche di questa, come dire, proiezione internazionale, in questo caso in Brasile e in tutto il mondo, anche dei temi di cui abbiamo trattato oggi. Per cui, dato un attimino sul pratico e appunto per cadenzare poi i prossimi passaggi, io sarei, poi ditemi ovviamente se la cosa può stare in piedi, che i vari referenti dei gruppi di lavoro, compreso il sottoscritto per quanto concerne la sicurezza sul lavoro, tendono a individuare delle date per dei nuovi incontri nella,
nella prima settimana di gennaio, ovviamente Befana esclusa, quindi 4, cos'è, 4, 5, 7 e 8, valutando quali possono essere dati migliori e poi dopo le facciamo conoscere, le mettiamo sul sito e le facciamo conoscere per gli interessati. Invece per quanto concerne così si, comunque si porta avanti un attimino il discorso e la prossima plenaria c'è qualcosa, magari qualche livello, obiettivo, comunque approfondimento nel frattempo raggiunto. E la prossima plenaria potrebbe essere, non so se ho visto prima Antonio che faceva referendum, proponiamo referendum sulle date, cioè sulle date sul giorno e la settimana più, diciamo così, accettabile per tutti, non so quanti hanno risposto, tenendo conto che noi abbiamo, come dice la Democratica, l'avete visto nella chat, una serie di webinar, anche sono le ore 18 però, che sono tutti al giovedì, se ricordo bene, sì, sono giovedì, per cui giovedì lo toglierei. Venerdì mi sembra che è un po' la tendenza della Società della Cura tenere il venerdì come punto di riferimento, per cui per chi partecipa lì anche quello magari lo togliamo come possibilità, per cui diciamo rimangono gli altri tre giorni della settimana, lunedì, martedì o mercoledì. Di solito attualmente mi sembra che i lunedì sono quelli un pochino più liberi, non so se vi può andare bene, quindi ditemelo, sparatemi se ovviamente non va bene, come data l'11 di gennaio, che è un lunedì, e poi a quel punto poi stabilire, fatto salve decisioni specifiche per situazioni particolari, di mantenere una cadenza ogni 15 giorni dall'11 gennaio sempre al lunedì, quindi due lunedì dopo, che non so quanto viene fuori, 26 forse, e via andare, poi se c'è bisogno si fanno anche riunioni più ravvicinate, modificando, però tendenzialmente una cadenza di questo genere. Per cui se vi va bene, con tutto quello che ci siamo detti, che ovviamente va approfondito, terrei questa tipologia di date, per cui noi manderemo in giro una mail con le date e gli orari per i singoli gruppi di lavoro, a cui ognuno potrà partecipare come desidera. E poi ci rivediamo, già stabiliamo che ci rivediamo l'11 di gennaio alle 20.30, 20.45, quello che è. Può andare? Nel frattempo, oltre al corso, io vi ho invitato, vi ho mandato il link del corso che stiamo facendo sulla storia della medicina democratica, che tira dentro molti dei temi di cui abbiamo discusso stasera, e anche alcuni tra i presenti saranno i docenti in questi webinar su questi temi specifici, sanità, sicurezza sul lavoro e annessi connessi, per cui anche quello siete ovviamente invitati. Poi quello che mi riprometto di provare a mettere insieme un webinar più specifico sulla sicurezza sul lavoro nell'epoca Covid, e poi da quello, se poi nasce l'esigenza e c'è un minimo di una certa risposta, e poi sono lavoratori che possono essere interessati a temi specifici, poi da quello si potrà poi organizzare degli approfondimenti su temi più tradizionali, diciamo così, della sicurezza dei generi del lavoro. Anche qua sono presenti diverse persone che possono fare i docenti. Mi dicono, mi fanno dire, è possibile martedì? E poi se martedì, lunedì in Liguria abbiamo le riunioni regionali di Società della Cura. Può andare bene il martedì? Per me va bene. Per me personalmente. Per me va bene. Va bene. Allora noi ci vediamo, a parte il gruppo di lavoro, ci vediamo martedì 12. 12, perfetto. Dai, bene, auguri al gruppo. Allora. Ok, martedì. Per cui poi martedì 12 però c'è il webinar sulla sicurezza sul lavoro. E cazzo.
Scusa, scusate il francesismo. No, sì, in effetti, perché è martedì il webinar, che sono alle 17.30. E non mercoledì. Sono alle 17.30 e durano, tenete conto che durano, facciamo durare 2 ore. Per cui potenzialmente si riuscirebbe a quagliare entrambe le cose. Semplicemente per chi segue il webinar poi si becca un'altra mazzata con una pausa di mezz'ora. Scusa, ma ha scritto che sono quindicinali anche le loro riunioni, quindi va da alternarle. Bisogna dire a loro di non farla il giorno 11. Perché appunto noi appunto abbiamo bloccato tutti fino cos'è? 9 marzo. 9 marzo praticamente abbiamo bloccato di martedì alle 18, non alla sera, alle 18, per questo webinar a cui vi invitiamo tutti. Webinar dura 2 ore, per cui finisce... Cerchiamo di capire qual è il primo lunedì che ci si vede, perché c'è la pausa natalizia e quindi è stato rimandato alla settimana successiva. Casomai possiamo chiedere uno spostamento per la prima riunione in modo da fare il lunedì alternato, che una volta abbiamo la società della cura e una volta abbiamo medicina democratica. Ora ci attiviamo in questo senso. Quindi possiamo comunque provare lunedì 11. Poi vediamo. Va bene, va bene. Ah, sì. Okay. Mantenete i vostri appuntamenti, poi cerchiamo di partecipare al meglio. Adesso io vi faccio tanti auguri e penso che vi invieremo dell'altro materiale, visto che ci avete sollecitato e non possiamo sottrarre. Adesso incomincio a metterlo anche sul nostro sito. Ok, grazie. Ciao. Quindi aspettiamo ulteriori. Ciao a tutti. Ciao. Tanti auguri a tutti. A tutti. Auguri. State bene. Ciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao Antonio. Ciao. Ciao Marco. Ciao Fulvio. Auguri. Buon festa a tutti.